Sabato 14 marzo, benvenuti alla prima edizione del TG4 di Telecupola, il telegiornale interregionale dedicato ai fatti e agli eventi del Piemonte e della Liguria di Ponente. L'apertura è dedicata al caso giudiziario del momento, ovviamente tra gli indagati a piede libero nell'inchiesta sul Grinzane Cavour ci sarebbe il fratello di Giuliano Soria, Angelo. Angelo Soria è stato fino all'esplosione del caso un potente dirigente della regione Piemonte, responsabile della comunicazione istituzionale della giunta, ma già nella riunione di giunta di lunedì prossimo è previsto che venga sancito il suo trasferimento ad altro settore. Intanto ricostruiamo la vicenda che ha portato all'arresto del patron del premio, Grinzane. Contributi pubblici per quasi un milione di euro usati a scopi personali, gli approcci molesti a un giovane domestico di colore, apostrofato a volte con frasi offensive e razziste, e i tentativi di intrufolarsi nel suo letto. Sono state queste accuse l'altro ieri a portare in carcere Giuliano Soria, 58 anni, presidente del premio letterario Grinzane Cavour. Maltrattamenti, violenza sessuale, malversazione ai danni dello Stato e appropriazione indebita sono i reati su cui indaga una task force di finanzieri e agenti di polizia. Nelle 50 pagine dell'ordine di custodia si spiegano i due motivi per i quali Soria, patron di una delle maggiori associazioni culturali d'Italia, è finito nel carcere delle Vallette. Da una parte ha cercato di inquinare le prove, condizionare i testimoni. In una conversazione intercettata lo si sente rimproverare una collaboratrice perché durante una visita dei poliziotti avrebbe dovuto, secondo lui, stendersi per terra e poi denunciarli per molestie. Poi si fece anche portare una scheda SIM nuova di zecca per telefonare senza farsi ascoltare dagli inquirenti. Dall'altra c'è il rischio di reiterazione dei reati perché l'indagato, secondo il GIP, ha mostrato una spregiudicatezza non episodica e una personalità priva di freni inibitori. Per ora, ha detto il procuratore Caselli, le nostre tesi sono state confermate da un giudice terzo. Soria gestiva le risorse del Grinzane Cavour come una cosa propria. Una parte dei contributi di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Provincia e Comune di Torino, fondazioni bancarie e grandi aziende, un tesoro quantificato in 4 milioni e mezzo l'anno, veniva stornato per le sue faccende private. In tutto si tratta di 915.000 euro per 4 episodi di malversazione. Nel 2006, quando acquistò la casa di Via Montebello, nel cuore del centro storico, per ricavarci il proprio appartamento privato da 500 metri quadri, fece figurare di aver sborsato 720.000 euro, ma ne prese altri 472.000 dalle casse del Grinzane. Poi convinse operai e fornitori che potrebbero finire nei guai a intestare le fatture all'associazione per lavori fatti in realtà nelle sue case di Torino, ospedaletti in provincia di Imperia e Parigi, tappezzeria compresa. L'inchiesta è nata nell'agosto del 2008 dopo la denuncia del giovane domestico delle Mauritius, clandestino, il cui racconto è stato giudicato credibile, anche perché supportato da un video e dalle parole di una decina di stagisti e dipendenti del Grinzane. E le fiamme gialle non si fermano. E non ci fermiamo neppure noi con la cronaca. 9 anni di reclusione sono stati inflitti dal Tribunale di Asti a Massimo Leobono, pastore di 23 anni abitante a San Paolo Solbrito, appunto nell'Astigiano, riconosciuto colpevole di tentato omicidio. Nel gennaio dell'anno scorso il giovane aveva sparato 2 colpi con un fucile da caccia a Gianluca Solaro, agricoltore di 38 anni e marito della sua amante Rosanna Russo. Ferito gravemente, Solaro è guarito dopo lunghe cure e interventi chirurgici. I due uomini erano venuti alle mani nel corso di una vivace discussione. Il pastore, che a poca distanza teneva l'arma da fuoco, non aveva tardato a sparare, credendo morto il marito della sua amante. Leobono era poi fuggito a Torino con la donna e i 2 bambini, figli della coppia, ma dopo poche ore era stato bloccato dai carabinieri. E si è sviluppato un incendio nella sede regionale del 118, sita nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di Grugliasco, nel Torinese. Intorno alle 19 di ieri sera le fiamme si sono sprigionate dal cortocircuito di una lavatrice e si sono poi propagate all'interno di un locale spogliatoio sito vicino al deposito farmaci dell'edificio. Sono state spente senza conseguenze per le persone grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. I carabinieri di Savigliano hanno sgominato un'organizzazione criminale italo-cinese che faceva arrivare clandestinamente in Italia giovani cinesi provenienti dalla provincia di Zhejiang. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica Saluzzese, sono durate 2 anni. I clandestini erano destinati a lavorare in cave di pietra, aziende agricole e laboratori del Cuneese. 3 le persone arrestate in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina e allo sfruttamento di manodopera clandestina. 2 cittadini cinesi, uno di 42 e l'altro di 43 anni, e un italiano di 53 anni. Denunciate a piede libero altre 8 persone, 4 cinesi e 4 italiane, tutte residenti in provincia di Cuneo, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Altri 71 cinesi sono stati denunciati per favoreggiamento ed è stata anche sequestrata la base operativa, un laboratorio tessile di Marene, nel Cuneese. Il viaggio costava 17.000 euro.
E ora la cronaca dal ponente Ligure. Un pensionato savonese di 80 anni, Enrico Pescio, si è tolto la vita con un colpo di fucile nel bosco vicino a casa, nella zona del santuario di Savona. A spingere l'anziano a uccidersi sarebbe stata una bolletta pazza della Telecom da 1.200 euro per la quale aveva fatto ricorso al giudice di pace. Quella bolletta per il pensionato savonese era diventata un vero e proprio tormento, come testimoniano i figli Ivano e Laura, i quali hanno cercato di tranquillizzare il padre in attesa della decisione del giudice, che intanto è arrivata e ha dato ragione all'uomo. Troppo tardi, Enrico Pescio non aveva retto la tensione e mercoledì scorso aveva imbracciato il suo fucile e si era diretto verso il bosco vicino alla sua abitazione, dove si è sparato. E una coppia di anziani invece è rimasta intossicata da monossido di carbonio la notte scorsa nel loro appartamento di Via del Collegio a Carcare, siamo in Valle Bormida, ma sono riusciti a salvarsi chiamando in tempo i soccorsi. Un uomo settantenne e la moglie di 71 sono stati avvelenati dal gas forse sprigionato dal malfunzionamento della caldaia di casa. I due sono stati trasportati all'ospedale San Paolo di Savona, dove sono stati trattenuti per accertamenti. Sono in corso indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. E due giovani di Padova invece che tornavano dalla Spagna a bordo di una Mercedes con 25 grammi di hashish nascosti negli slip e altri 60 grammi in una lattina di Coca-Cola sono stati intercettati dai militari della Guardia di Finanza nel corso di un controllo di retrovalico sull'autostrada dei Fiori a Ventimiglia. Il conducente trentenne che aveva 20 dei 25 grammi nascosti negli slip è stato arrestato, il passeggero che deteneva gli altri 5 è stato segnalato in stato di libertà. La tragedia del liceo Darwin di Rivoli, dove nel novembre scorso uno studente, Vito Scafidi, ha perso la vita nel crollo di una controsoffittatura, ha fatto da sfondo ieri alla presentazione del rapporto Ecosistema Scuola da parte di Legambiente Piemonte. Il fatto che la presentazione sia avvenuta proprio a Rivoli, nella sede del comune, è stato sottolineato dal direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte De Sanctis. È un segnale importante, ha detto, che ci invita a ricordare la recente tragedia del Darwin per porre sempre la migliore massima attenzione verso i problemi dell'edilizia scolastica. Dal dossier si evince il buono stato delle scuole piemontesi, anche se c'è ancora il 10% degli edifici che necessita di interventi di manutenzione urgenti e il 17% contenente amianto. Per quanto riguarda il rischio, l'8% delle strutture presenta quello idrogeologico. Peggiore il versante della certificazione, soltanto il 47% delle scuole piemontesi infatti ha già il certificato di agibilità statica, mentre addirittura solo il 20% ha il certificato di prevenzione incendi. Parliamo di terrorismo. Torino, città che al terrorismo ha pagato un tributo di 26 morti e 48 feriti, con in tutto 323 attentati, ha ricordato ieri gli anni di piombo con un convegno organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte. L'iniziativa ha visto in campo alcuni dei protagonisti di allora, dal procuratore di Torino Giancarlo Caselli, al tempo giudice istruttore nei processi alle Brigate Rosse, a Benedetta Tobagi, figlia del giornalista ucciso dalle DR. Ha moderato il dibattito Luciano Borghesan del quotidiano La Stampa, coautore di un libro sugli anni di piombo. Foltissima partecipazione ieri a Viva Presso Chieri per l'annuale meeting nazionale della razza bovina piemontese organizzato dall'Anaborapi. Si è fatto il punto della situazione sull'impegno dell'associazione nei confronti degli allevatori grazie all'attività tecnica di supporto dell'importante centro genetico di Carrù, a cui fanno riferimento 3.700 aziende zootecniche per un totale di 250.000 capi iscritti al libro genealogico. Presidente e direttore Anaborapi, Albino Pistone e Andrea Quaglino hanno saputo riunire numerose personalità del settore primario, dall'assessore regionale all'agricoltura Mino Taricco ai rappresentanti delle organizzazioni agricole Lodovico Actis Perinetto, Ercole Zucchero e Marcello Gatto e quelli dell'Associazione Allevatori fino ai vertici del Consorzio Coalvi Giorgio Marega e Carlo Gabetti. Sì, una presenza di pubblico notevole, la bella giornata ci ha aiutati, dovuto soprattutto questa presenza di pubblico alla crescita della Piemontese. Noi come associazione siamo quasi raddoppiati negli ultimi 10 anni come numero di soci e come numero di capi allevati. Ma io credo che questa occasione che si ripete negli anni di giornata di incontro, di ritrovo, di riflessione ma anche di valutazione dell'andamento per quel che riguarda la bovina piemontese sia veramente un momento eccezionale, tra l'altro in un momento nel quale la crisi in generale che sta cominciando a mordere anche il comparto agricolo da una parte e dall'altra parte l'andamento non eccezionale della bovina piemontese da un punto di vista di soddisfazioni per gli agricoltori di questi ultimi mesi pongono delle questioni importanti che richiederanno un impegno forte di tutti per rilanciare questo che è un vero e proprio gioiello della qualità del nostro territorio.